è andato in scena al Teatro Petrarca la seconda edizione di Più Unici che Rari, l'evento di gala che è andato a chiudere la campagna Telethon di Primavera 2017. La nostra città è sempre stata generosa per quello che riguarda la solidarietà, però devo dire nella mia piccola esperienza di solo 2 anni, che ho merotoso, ho firmato il primo incarico 2 anni fa come coordinatore, devo dire che i risultati sono veramente eclatanti. E tutto questo ovviamente serve soprattutto per dare un po' di speranza a tante persone che come me purtroppo hanno vissuto e stanno vivendo dei momenti veramente drammatici per la vita dei loro figli. Uno spettacolo d'arte varia, sul palcoscenico si sono infatti alternati i protagonisti dello scenario musicale e teatrale aretino. Inoltre presenti per l'occasione anche il vicepresidente nazionale della Fondazione Omero Toso e la ricercatrice aretina Cecilia Ferrantini. Voi sapete che Telethon sta ottenendo degli ottimi risultati. Sta vincendo questa guerra, questa battaglia, ed è una sfida per tutti, una sfida per le 8.000 malattie genetiche rare che sono conosciute, 4 ne abbiamo trovato la cura, si sta lavorando e grazie ai ricercatori io sono sicuro che attraverso la generosità degli italiani e la solidarietà riusciremo a trovare altre soluzioni e arrivare in porto con altre malattie. Aspettare è la parola chiave per arrivare a qualcosa, perché tante osservazioni una dopo l'altra e soltanto magari dopo un periodo lungo non riesce a ricostruire un puzzle che ha un senso e che porta a un risultato concreto, quindi aspettare è la parola chiave. E l'altra parola forse che mi viene in mente la curiosità e la gioia quotidiana di provare qualcosa di nuovo.